Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video di Minecraft. Oggi, voce permettendo perché ancora non sono guarito del tutto, però in teoria stiamo andando lungo la guarigione. Andiamo a sistemare la farm di piglin. Tra l'altro ragazzi, dovete dirmi come si raccoglie questa roba qua, perché non ne ho idea, forse con Siltouch, però al momento non l'ho. Quindi aspetterò voi nei commenti. Tra l'altro ho iniziato a spostare le ceste e queste sono tutte con roba dentro, quindi le devo spostare e portare al deposito. Ho farmato un po' di redstone e ora mi prenderò un bel po' di ferro e faremo in blocchi. Perfetto, e ora l'unica roba che manca è il legno. Questo non basterà mai, quindi vado a farmarne un pochettino. Bene ragazzi, ho recuperato la legna, quindi andiamo al nostro amico Piglin, iniziamo il sistema di smistamento e poi iniziamo a traddare per ottenere quarzo. Eccolo qua, il nostro bel amicozzo. Ma che... ah, ma attacchi pure se sei piccolo, pensavo scappassero. Va bene, scendiamo dal nostro amico e iniziamo a fare un po' di spazio. Ora, non so bene come farlo, però di sicuro questo sarà il canale che porta i drop, che poi vanno negli hopper, che poi andranno nelle ceste. Quindi ora devo fare anche un piccolo inventario di tutto ciò che può droppare. Ceste staccate. Ora tiriamo fuori i materiali che mi sono portato e iniziamo a craftare i vari hopper. Beh, mi sono portato poca legna, però per qualche motivo qui c'è della legna, quindi non ci lamentiamo. Allora ragazzi, questo è più o meno il meccanismo. Ho diviso più o meno tutto. Adesso qua mi manca solo il quarzo, però non ho più, quindi non posso metterlo. E ora trado un attimo, così ci metto il quarzo. E devo anche un attimo sistemare il meccanismo, che poi tutto quello che non va messo nelle ceste lo mette in altre ceste, che poi andranno a finire nella lava. Quindi ora faccio un altro po' di avanzamento di questa parete e poi ci metto le varie ceste. Bene, vediamo un po' se funziona. Iniziamo a spostare tutte le cose nelle ceste dentro al sistema. Allora ragazzi, ho finito. Questo è come è venuto. E ora qui si sta raggruppando tutta la merda che c'era. E tra l'altro sto notando ora che c'erano anche le stringhe, è vero. Quindi aggiungerò un altro cosino per le stringhe, oppure levo questa roba qua, che sono le fire charge, che tanto non ci servono per il momento, credo. E ci metto le stringhe. E ora sto aspettando che il meccanismo qui finisca di traddare. Intanto l'ho riempito d'oro e intanto lui lavora. Bravo Gianfranco, lavora, lavora. E beh, ora devo solo aspettare che droppi del quarzo, però per il resto il meccanismo funziona come dovrebbe. Quindi ora rimango qui un po' FK. Allora ragazzi, ho visto dalle scorse registrazioni che era un po' buio, quindi ho attivato la luce del Lunar Client, di forse dovreste vedere un po' meglio. E stavo pensando che qua sopra, mi sembra un po' brutto lasciarla così, potremmo costruirci una casetta utilizzando un po' i materiali del Nether, quindi il legno rosso e la Blackstone in realtà, e boh, basta. Quindi qualcosa del genere, una casetta molto molto semplice. Adesso vedo di tirar su qualcosa, sempre se non vengono a farmi festa. Devo ancora costruire casa e già vogliono invadermela. Insomma, non ho ben capito. Va bene. Allora, io direi di tracciare un attimino il perimetro. E ovviamente questa sarà comunque la porta d'entrata, credo. Vabbè, potremmo spostarla in realtà. Però di sicuro la casa la voglio fare rivolta verso la fortezza. Quindi andiamo su i primi pilastrini. Un 8 per 7. Farci secondo me. Al massimo la ingrandiamo poi. Voilà. Da qua a sto punto la sposteremo altrove. Non so, anzi, allarghiamo un attimo di 2, così abbiamo l'entrata che rientra appunto nella casa. Allora, per fare il contorno utilizzerei i nether brick. Facciamo una cosa molto semplice in questo modo.
Poi il tetto, pensavo di farlo come al solito. Allora, basta, un altro. Mamma quanti siete. Cosa vi ho fatto di male? Allora, capisco che non ho dell'oro in mano, però beh, non mi sembra il caso. Ho solo intrappolato un vostro amico. Comunque direi di tirar su i muri fino a, diciamo, l'inizio del tetto. E poi da lì far partire i due spioventi, che penso farò da questo lato, quindi uno così, uno così. Ma davvero. E l'unica cosa è che non so come farli. Probabilmente di Blackstone, per staccare un po' il materiale. Anche se con questa texture i stone, i nether brick sono neri, quindi in realtà cambia poco dalla Blackstone. Però comunque di base sono rossi e non dovrebbe venire troppo male. Se quello lì, se mi despawna, sarei più felice, però non penso succederà. Ok, questo dovrebbe essere più o meno il tetto. Ora dobbiamo farlo in un materiale diverso, il centro. E pensavo tipo nel legno azzurro, potrebbe essere. Tanto è più vicino. Ovviamente la fortezza del Nether deve avere la propria porta in ferro, altrimenti poi i piglin me la buttano giù. Andiamo a metterle. Sì, qui ho chiuso con delle scale giusto per, però. Oh, guarda là. Voilà. Così entriamo, così usciamo molto facilmente. Allora, ho fatto anche una piccola veranda, però non so come è venuta, infatti la sto andando a vedere un attimino. Allora, da qua si vede, non mi dispiace. È un po' incavata, non lo andrò a negare, però non sembra malvagia, ecco. Ora voi non sparatemi. E beh, per ora penso la terremo così. Qua, vabbè, lì ovviamente c'è il buco. Forse devo fare qualche apertura ai lati, però per ora non sembra male. Ho fatto anche delle piccole fence per tenere sulla struttura, ma penso che dovrò aggiungerne tipo qui. E tra l'altro lì ho lasciato il buco, quindi ora vado a chiuderlo. Però non sembra malvagia. Sembra molto una base tranquilla. Ho messo anche dei cancelletti così, giusto per essere sicuri che la gente non entri. Allora, ho decorato un po' sopra, nel senso che ho messo 4 mushroom lamp, un tavolo, una fornace e un crafting, e fatto questo pavimento che, devo dire, tutto sommato non è male. Come base sta prendendo forma. Forse manca qualche item frame e l'alambicco, che al momento non posso fare perché non ho i materiali, però lo porterò. E per ora direi che ok. Ho spostato anche questa e ho messo le scale un blocchetto più in qua, e ho fatto l'albero rosso dietro, che sta a significare la scala, quello appena droppato della Blackstone, se non sbaglio. E devo dire che tutto sommato non mi dispiace. Anche il tetto che si vede così, che dà importanza, diciamo, al nostro piglin Gianfranco, che sta lavorando 24/7, dato che ho arrivato un bel po' d'oro, deve vederlo e valutarlo tutto quanto. Poi se mi dà un botto di quarzo, preferisco, però comunque non ci lamentiamo. E sì, ho messo una trapdoor che non lo so. Per ora è un sì e un no, perché comunque ogni volta che passa il lingotto e si attiva la pressure plate sotto, si attiva la trapdoor, quindi è un po' così. Dovrei trovare un modo per farla tenere di sotto, oppure metterci semplicemente una slab. Però una slab mi sembra un po' brutto messa lì così. Se avete qualche idea, ragazzi, magari scrivetemelo nei commenti, che cambiamo. Ragazzi, per questo video è tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!